Bentornati, bentornati a tutti all'appuntamento con i maestri, con questi esseri speciali che ci guidano sulla via della nostra evoluzione da che mondo è mondo. Stasera ne conosceremo uno che non è notissimo, è molto molto famoso tra gli addetti ai lavori, forse un po' troppo poco conosciuto rispetto alla sua grandezza. E quindi ho grande piacere di riparlare di Roberto Assagioli. E vediamo subito la scheda che abbiamo preparato su di lui. Roberto Assagioli nasce a Venezia nel 1888 e prende il suo cognome dal secondo marito della madre, dopo la morte del padre naturale a soli 2 anni. Crescendo, riceve lezioni private, ereditando dalla madre l'amore per l'arte, la musica, la letteratura, la teosofia, le filosofie orientali e la spiritualità. A 15 anni scrive il suo primo articolo per il giornale di Venezia e durante l'adolescenza comincia a viaggiare, sviluppando un'ideologia libertaria. Sembra che prima dei 18 anni parlasse già, oltre all'italiano, anche l'inglese, il francese, il tedesco, il russo, il greco, il latino e il sanscrito. Nel 1904 Assagioli si trasferisce con la famiglia a Firenze, dove studia medicina, laureandosi nel 1910 in psichiatria. La sua tesi di dottorato ha per titolo Psicosintesi, proprio come il metodo che lo renderà famoso in tutto il mondo. Durante gli studi collabora alla rivista Leonardo e nel 1910 parte per la Svizzera per fare il tirocinio in un ospedale psichiatrico nei pressi di Zurigo. Qui ha modo di conoscere e stringere amicizia con Carl Gustav Jung, al quale lo accomuna la passione per l'esoterismo e il misticismo. Tempo dopo sarà lui ad importare in Italia il metodo psicanalitico. Medico e psichiatra di guerra durante il primo conflitto mondiale, Assagioli si sposta quindi a Roma, dove lavora come psicoterapeuta, fondando anche la rivista Psiche. Nel 1922 sposa Nella, teosofa come sua madre, che gli darà l'unico figlio, Ilarius. Grazie all'Istituto di Psicosintesi, da egli fondato successivamente, Assagioli comincia quindi a diffondere la propria visione e il proprio approccio olistico e spirituale alla psicologia. La sua fama si diffonde anche all'estero grazie alle sue molte conferenze in Europa e negli Stati Uniti, dove nascerà la Fondazione di Psicosintesi, nonché numerose scuole. Durante la Seconda Guerra Mondiale, Assagioli viene perseguitato come ebreo e costretto a vivere sottoterra o a rifugiarsi in montagna insieme alla famiglia, senza però mai perdere la fiducia nella vita e nell'essere umano, nemmeno dopo la prigionia e la precoce scomparsa dell'unico figlio che si ammalerà di polmoni a causa degli stenti di quegli anni difficilissimi. La psicosintesi gli è sopravvissuta, ma Assagioli è considerato anche il primo precursore della psicologia umanistica e traspersonale diffusasi negli anni 60 del Novecento. Pur essendo sempre rimasto uno scienziato, Assagioli teneva appesa nel suo studio una foto di Madame Blavatsky, la fondatrice della teosofia, che egli ha sempre considerato la sua unica vera religione. Eccoci qua, forse appunto molti di voi non lo conoscevano, questo grande genio di cui oggi ci parlerà Francesco De Falco, che ringrazio per essere qui. Ciao Francesco, tu Grazie a te. sei, ti presento un attimo al pubblico, tu sei, hai un paio di lauree prese dalle tue parti, tu sei di Mestre. Sì, Ecco, certo. in lettere e poi In in psicologia clinica. psicologia, ecco, e hai fatto la tesi su Assagioli, dico bene. Assolutamente sì. Ecco, quindi sei un esperto proprio anche, abbiamo fatto una scheda che dice tutte le cose essenziali, spero. Assolutamente sì, Non avevamo certo. molte foto e quindi abbiamo dovuto un po' giostrarci perché non c'era molto. E dicevo, nonostante sia il padre della psicosintesi, quindi un iniziatore, un precursore, è conosciuto ancora troppo poco. Io sono una junghiana di ferro, Jung era un suo grande amico, e credo che sia un po' quello che Jung è stato, no? In Svizzera, a Assagioli sia stato anche per l'Italia, quindi è una grande gloria anche del nostro paese. Allora, intanto, prima di tutto vorrei spiegare ai nostri telespettatori che cos'è la psicosintesi, visto che lui ha inventato, cioè inventato, insomma, comunque ha ripreso questa corrente, questo pensiero. Spiegarci in modo semplice che possiamo comprendere tutti che cos'è e come si differenzia dalla psicologia che conosciamo come tale, insomma. Certo. Beh, come tutti sanno, Freud ha fondato la psicoanalisi. Sì. Ecco,
a Saggioli non si è messo in polemica con Freud. La psicosintesi non nasce in contrapposizione alla psicoanalisi, quanto piuttosto come un suo complemento. Infatti a Saggioli faceva notare che dopo aver analizzato tutte le parti della psiche umana, il subconscio, l'inconscio, la nostra parte conscia, le nostre pulsioni, eccetera, era importante anche non rendere l'essere umano una sorta di essere messo sotto autopsia, sotto un tavolo operatorio, spezzettato e frammentato in tanti piccoli frammenti. Era importante anche che venisse ricostruita una personalità dell'essere umano più funzionale, più completa, più sana, con una sintesi psicologica. Ecco, ecco che nasce la psicosintesi. Ecco, e tu, tra l'altro, non è un caso, insomma, che sia proprio tu qui con noi. Tu sei, come lui, che abbiamo visto teneva nel suo studio segretamente quasi l'immagine di Madame Blavatsky, quindi era aperto a tutto il discorso esoterico, anche tu, che comunque sei stato, insomma, hai fatto il tuo percorso accademico, però oggi sei un ricercatore nell'ambito dell'esoterismo e anzi, come a Saggioli, tu cerchi proprio di conciliare anche quello che è il pensiero orientale col pensiero occidentale. E io amo gli unificatori, dice il Vangelo, di voi che unite sarà il regno, no? È vero. E quindi, ecco, volevo sapere bene che cosa fai, che cosa insegni, che cosa, su cosa stai lavorando e perché appunto a Saggioli ti corrisponde come maestro. Certo. Ecco, a Saggioli io lo vedevo un po' come Giano Bifronte in un certo senso, perché in lui coesistevano lo studioso di psicologia occidentale, che ha fondato una scuola psicologica, la psicosintesi, che è saldamente integrata negli studi psicologici occidentali e può essere studiata tranquillamente in un'università, insieme alla sua passione per il mondo esoterico, e quindi anche lui scriveva sotto pseudonimo su riviste esoteriche di argomenti che riguardavano il mondo spirituale. Ecco, io faccio qualcosa di un po' diverso, nel senso che io direttamente scrivo di psicologia esoterica, non cerco di... Non ti nascondi, cioè, sono anche altri tempi. Infatti. Ecco, quello che faccio è parlare proprio della psicologia esoterica tout court, in un certo senso, quindi la psicologia che non studia semplicemente il piano fisico, con il corpo fisico, il cervello fisico, e non considera la mente semplicemente come un prodotto delle elaborazioni del cervello, ma studia anche gli altri piani di esistenza, gli altri stati di coscienza e i nostri centri di coscienza degli esseri umani, che sono visti nella psicologia esoterica come delle entità multidimensionali che quindi vivono contemporaneamente, anche se non ne sono sempre consapevoli, sia sul piano fisico, sia sul piano emotivo, sia sul piano mentale, sia su piani spirituali. Ecco, la psicologia esoterica cerca di unificare, sintetizzare, integrare tutti questi aspetti dell'essere umano, da quelli più materiali a quelli più sottili e più spirituali. Senti, Francesco, quello che mi ha colpito di più così studiando un po' la figura di a Saggioli è anche questa sua grande umanità. Ebreo, perseguitato, eccetera, non sono riuscita a inserirlo nella scheda perché era veramente, ha una vita che Forrest Gump non è niente in confronto, nel bene e nel male, insomma, un genio assoluto, abbiamo visto già da bambino, parlava un sacco di lingue, era proprio dotato, no? Me lo confermi. Nella fase in cui i tedeschi lo prendono, poi lo prendono. Lo imprigionano, è lì che lui ha l'illuminazione, ho scoperto. Lui ha avuto diverse illuminazioni nella vita. Una prima piccola grande illuminazione l'ha avuta a 11 anni, guardando il tramonto a Venezia, e ha avuto l'intuizione di quello schema della psiche umana, che possiamo chiamare l'uovo di a Saggioli, che è fatta a forma di uovo e dove troviamo dentro sia l'inconscio collettivo, l'inconscio individuale, il subconscio, la parte conscia, ma anche il superconscio e il sé superiore. Quindi i livelli differenti del nostro essere, della nostra mente. Infatti, e contemporaneamente, da quella volta, lui ha detto che il resto della mia vita
ha avuto significato nel dare carne e sangue a questo primo scheletro della psicosintesi che ha avuto a 11 anni. Quindi lì ha avuto una prima illuminazione. Questo non lo sapevo proprio, non l'avevo trovato. Però appunto la cosa che mi colpiva è che in una fase in cui un'altra persona cadrebbe nel vittimismo, cadrebbe, ma anche nell'odio, no, per i persecutori, certo, lui addirittura trasforma, quindi con questa capacità alchemica di prendere il male in sé e trasformarlo in bene, cioè addirittura in prigione ha un altro momento di estasi e di grande visione. È vero, te lo confermo, perché ha avuto una seconda illuminazione più profonda, appunto durante l'esperienza del carcere, ma anche dopo con la morte del figlio, una terza illuminazione, in cui è diventato veramente empatico, maggiormente empatico, nei confronti della sofferenza dell'umanità, della sofferenza individuale e universale. E lì è diventato, come dire, un terapeuta migliore, perché ha provato sia la sofferenza, sia il superamento della sofferenza, in una maggiore capacità di comprensione. E comunque è vero, un precursore, è vero anche che in questa nostra epoca la psicologia, che era molto di moda negli anni 70, 80 e in fondo anche 90, è un po' in disgrazia in questo momento, anche se poi tutti si iscrivono, cioè sono sempre queste liste delle università, tutti vogliono fare gli psicologi, ma in realtà poi non c'è nessuno che ci va più, perché comunque insomma si fa fatica, no, a fare un percorso anche a volte così lungo. E questi maestri come Assagioli, che hanno invece, sono stati capaci di sintetizzare, per l'appunto, ecco, io forse credo che dovremmo riscoprirli, e ho scelto anche di invitare te e di parlare di Assagioli proprio per dire, per lanciare questo messaggio. Forse la psicologia deve rivedere un po' se stessa. Sì, è deve vero. Trovare una nuova modalità. Ti ringrazio per questa domanda, perché aiuta a riflettere anche me da questo punto di vista. In effetti la psicologia probabilmente va rifondata durante questo secolo, e potrebbe essere arrivato il momento di Assagioli, perché la mia tesi si intitola proprio Semi di futuro, perché Assagioli è stato un precursore anche in questo tempo, forse era in anticipo sui tempi. Esatto. E adesso potrebbe essere il suo tempo, perché Assagioli non ci parla solo della risoluzione dei sintomi psicologici, della terapia del disagio o della terapia della sofferenza. Ci parla anche dell'esplorazione del pieno potenziale umano, quindi di realizzare i nostri talenti, le nostre qualità, in modo da essere più realizzati noi e contemporaneamente poter dare un contributo maggiore all'evoluzione collettiva. Ecco, quindi insomma credo che veramente tutto il mondo va reinventato, dobbiamo proprio farlo nuovo e avere una nuova visione, un nuovo paradigma di cui si parla tanto. Ecco, io ti ho notato a una conferenza di tanti anni fa, perché tu parlavi proprio di questo cambiamento che ci attende, e mi ricordo che avevi mostrato dei calcoli, insomma, per cui forse intorno al 2025 potremmo aspettarci che inizi questa benedetta età dell'oro, in cui il nuovo paradigma scientifico, ma anche la nuova visione proprio acquariana del mondo, no, che è più una we age, l'epoca del noi, non più dell'io, vero. Ecco, possa essere. Mi confermi che siamo così vicini, che nel 2025 qualcosa cambia davvero? Perché non ne possiamo più, Lo so, stiamo vivendo un periodo di cambiamento, il cambiamento porta anche con sé un grande caos che stiamo vivendo individualmente ma anche collettivamente. Ecco, quello schema che ho mostrato quella volta deriva, pensa un po', dal maestro comune che abbiamo io e Assagioli, cioè il maestro tibetano, che è un'entità invisibile che ha canalizzato una serie di trattati veri e propri a Alice Bailey, una donna inglese della prima metà del Novecento, tra il 19 e il 49, e che sono serviti, tra l'altro, da ricettacolo di conoscenze sulla psiche ad Assagioli per strutturare la sua psicosintesi. Ecco, il tibetano parlava anche di questo periodo di 50 anni circa,
in cui stiamo vivendo il passaggio dall'era dei pesci all'era dell'acquario, tra il 1975 e il 2025. È un interregno in cui le energie dei pesci diminuiscono e le energie dell'acquario aumentano. Possiamo dire brevemente, per chi non conosce, sì, cos'è l'energia dei pesci, cos'è l'energia dell'acquario? Assolutamente sì. L'energia dei pesci è più di idealismo astratto, ovvero noi evolviamo seguendo un ideale che è al di fuori di noi. Un ideale che può essere una religione, possono essere i principi della Rivoluzione francese o anche un individuo che consideriamo un maestro per tutti noi. Ed è anche un periodo di evoluzione individuale, l'unità umana che evolve è soprattutto il singolo individuo, è l'età dell'io. E noi ci siamo dentro, siamo ancora quindi nello strascico dell'età dei pesci. Sì, ma anche nell'aumento dell'energia acquariana in questo momento, che invece ci dice qualcos'altro. Mm. Allora, noi evolviamo innanzitutto in maniera più pragmatica e quindi seguendo un po' meno un ideale esterno a noi e eventualmente invece percependo dentro di noi il maestro interiore o il Cristo interiore, usando un termine cristiano, Certo. Per cercare di dare il nostro contributo al bene collettivo. Ed ecco che per dare un contributo maggiore diventa l'età del noi, perché il singolo individuo, ormai che siamo così tanti, non ha più il peso specifico per dare un contributo veramente significativo all'evoluzione umana. Ecco perché l'unità invece importante nell'età dell'acquario in cui stiamo entrando è il gruppo. Fondare sempre più gruppi di lavoro, associazioni, eccetera, per portare avanti il lavoro comune. D'altra parte siamo nell'epoca della rete, siamo nell'epoca dei social e quindi si vede proprio che questa cosa si sta preparando. Però è come se fossimo nelle... si dice che le ore più buie sono quelle che anticipano l'alba, sono prima dell'alba, e quest'alba sembra non arrivare mai, perché questo mondo in questo momento è molto poco coeso, no? Sembra che, ecco, a me sembra, ti chiedo su questo conferma, che questa apocalisse per alcuni è davvero una tragedia e quindi qualche cosa che non riescono ad utilizzare in modo propositivo. Per altri è proprio la rivelazione. Non è uguale per tutti. Cioè, intanto è una apocalisse ad personam, iniziata con l'epoca del Covid, ma iniziata da molto prima, però resasi visibile col Covid e con tutte queste ma poi anche con lo strapotere della tecnologia e insomma, tutto quello che stiamo vedendo nelle cronache di questi giorni e di questi mesi. Però il fatto che non sia per tutti uguale a me mi è chiarissimo, ma non tutti questo lo vedono. Tu mi confermi che così, che è un'apocalisse che non vale per tutti, ma che ciascuno la sta vivendo a seconda del grado di evoluzione che ha? Anche in questo caso mi stai facendo una domanda molto molto significativa, perché penso sia proprio così. In certo senso tutte le parole che utilizziamo per descrivere la nostra epoca, apocalisse o crisi, hanno una doppia valenza. Apocalisse può essere distruzione ma anche rivelazione. Crisi è anche un'opportunità, chiaro, una grande porta di opportunità per scegliere se stare dalla parte della paura o dalla parte dell'amore. Guardiamo solo la tecnologia, no? Per alcuni può essere, cioè, se la usi bene è un bene eccezionale, se la usi male può essere la nuova dittatura, come diceva Emanuele Severino, che sarà il nuovo Dio, è il nuovo Dio di fatto. Però appunto a seconda di come usi una cosa, la stessa energia atomica, poca ti cura, tanta ti distrugge. Quindi è proprio che adesso tutto è rimesso all'individuo. Sì, quindi in questo abbiamo una responsabilità maggiore, perché da un grande potere nasce una grande responsabilità. Come inizierà? Cioè, ci accorgeremo dell'inizio del nuovo, secondo te? Oppure sarà come un colore dell'arcobaleno che digrada nell'altro e non ce ne accorgeremo?
Secondo me ce ne stiamo già accorgendo, perché, come hai detto tu, ci sono tanti semi di novità in questo nostro mondo. Ci sono psicologi che si sforzano di rivelare il pieno potenziale umano, ci sono scienziati che studiano nuove forme di energia più pulita e meno invasiva rispetto al carbone e al petrolio, ci sono persone che cercano di fare rete non per criticare gli altri o per insultarsi, anche adesso con i social, ma per costruire dei gruppi di solidarietà e di crescita. Quindi diciamo che in questo momento ci sono sia delle scorie legate a un vecchio modo di pensare e di agire, sia dei semi importanti che noi siamo liberi di annaffiare, di far crescere, di qualcosa di nuovo che si sta sviluppando. In compenso c'è questo potere che non vuole lasciare le sue comode poltrone, che addirittura porta delle conseguenze, come per esempio io ho sentito, ti ho detto, sono amo molto Jung, se dovessi citare un mio maestro Jung, e ho saputo che non viene neanche più considerato, come dire, una materia obbligatoria lo studio di Jung nelle facoltà oggi, non necessariamente, insomma, lo si deve portare come... E come si fa a non conoscere Jung se hai fatto questo tipo di percorso? Ecco, ti volevo chiedere di Assagioli, se anche Assagioli, insomma, è stato un po' accantonato. E purtroppo diciamo che la psicologia che si studia all'università non è assolutamente errata, ma è incompleta, ecco. Perché tende a favorire molto la cura del sintomo, la cura della patologia mentale, anziché andare a portare evoluzione al pieno potenziale umano dell'essere umano integrale. Ecco che Jung e Assagioli vedevano nella psicologia uno strumento differente e anche non semplicemente una scienza. Mentre adesso si cerca di ridurre la psicologia a una scienza, quantificabile, misurabile, eccetera, certo. Loro la vedevano come una disciplina anche in buona parte simile all'arte e alle discipline umanistiche, ed erano tutti e due aperti anche al mondo dello spirito. Jung, come sai, era anche un grande sensitivo, per cui tutti questi aspetti di Jung mettono un po' in imbarazzo le università occidentali, che tendono a limitare quindi lo studio di Jung, non a eliminarlo, ma tenere solo quelle parti che possono essere integrate nei loro studi, nelle loro discipline. È un po' il motivo per cui ho deciso di non entrare nell'ambito dell'albo degli psicologi, per potermi sentire più libero di esplorare degli altri campi. Altri ambiti, certo, essere proprio... Ecco, l'elemento della libertà è un argomento bellissimo ed è molto, molto vicino ad Assagioli. La sua visione era veramente, andava oltre la sua religione, cioè appunto lui era aperto, aveva questa apertura. Una volta una mistica, Angela Volpini, mi disse: i santi li riconosci per la loro apertura. Secondo me anche i geni di questo genere, e appunto i maestri, perché poi uno è maestro se lo è anche sul piano spirituale, no? Ecco, questa capacità di aprirsi a tutto ciò che la realtà ti propone, di non andare solo nella tua carreggiata. Lui ha girato il mondo, ecco, questo aspetto secondo me è anche modernissimo. Sì, molto importante, perché evita il provincialismo, evita il nazionalismo e quindi il conflitto. E infatti Assagioli era italiano, era ebreo, ma era soprattutto un uomo fra gli uomini. Esatto. E quindi il suo messaggio diventa universale. Forse dovrebbero farlo giusto tra le nazioni, visto che, ecco, meriterebbe. Non so se magari poi lo è. Senti, se ce l'avessi davanti, cosa gli chiederesti? È una domanda classica che faccio spesso ai miei ospiti. Gli chiederei quali sono state le esperienze e quei singoli momenti che hanno trasformato la sua vita e che gli hanno permesso di diventare, di esplorare il suo pieno potenziale umano. Una domanda che immagino ti tocca, perché forse ti riguarda.
forse in un certo senso sì, perché anche per me ci sono stati dei momenti. Quindi è una cosa che chiedi a te stesso questo. Sì. Perché ai nostri maestri noi ci rivolgiamo laddove, no? Ci stiamo interrogando profondamente noi stessi, sono solo degli alter ego. I nostri maestri, come tutti gli esseri umani, ci fanno da specchio. E quindi ci portano a riconoscere quelle parti di noi che tendenzialmente cercheremmo di non vedere, perché ci fanno bellissima paura. Bellissima definizione. Finiamo per la pubblicità, ma ricominciamo subito dopo. Bene. Bentornati, grazie di essere rimasti con noi. Stiamo parlando stasera del maestro e grande maestro Assagioli, padre della psicosintesi, con Francesco De Falco, che è qui che ce lo racconta. Ma adesso abbiamo anche un altro contributo filmato per vedere Assagioli in movimento. Fino adesso abbiamo visto solo sue foto. Vediamo un po' che cosa ci racconta questo spezzone di un film documentario su di lui. Mia madre mi aveva messo una cinepresa in mano e mi ha detto: arriva un essere molto importante, devi subito fare la cinepresa. Roberto Assagioli era teosofo. Lui ha fatto questo enorme sforzo di tradurre tutti questi libri della teosofia, esoterici, eccetera, con un linguaggio scientifico. Tutto il percorso della psicosintesi può essere racchiuso in una formula di tre parole: conosci, possiedi, trasforma. Ovvero conosci, possiedi e trasforma te stesso. Lui, da scienziato dello spirito, ha dato l'opportunità a tutti di verificare il funzionamento interno della psiche. Fin dal primo incontro mi dette delle chiavi di apertura per la psicologia e per una visione del mondo senza che io me ne rendessi conto. Ecco, era questo spezzone, avete visto, di questo bel film che io non ho mai visto. Tu l'hai visto, sì, Francesco? Molto bello. È molto bello. Infatti lo andrò ad approfondire questo argomento, mi piace proprio tanto. Con te volevo parlare anche, stavamo parlando appunto di come Assagioli fu un grande riformatore della psicologia e inventò appunto la psicosintesi, ma soprattutto fece dialogare, infatti l'hanno definito lo scienziato dello spirito, fece dialogare questi due linguaggi che si tende sempre a tenere separati, quello scientifico e il clinico, no? E quello invece di ciò che riguarda l'uomo nella sua essenza più profonda, ecco. E tu di fatto questo stai riprendendo di questo maestro tuo. Sì, cerco molto umilmente di proseguire su quel sentiero che lui ha tracciato, perché è molto importante, diciamo, riuscire a dissolvere gradualmente i nostri limiti, le nostre ombre interiori che ci possono venire da questa o da altre vite, per andare poi a trasformarle in quelle scintille di luce molto concrete, capacità, talenti, passioni, competenze, che ci possono far sviluppare il nostro pieno potenziale. Quindi tu credi nella reincarnazione? Lo ritengo un'ipotesi di lavoro molto probabile, ecco, sì. Io ho una visione un po' diversa, però complementare a questa, cioè mi sembra che pur credendo, insomma, nella capacità, insomma, dell'essere umano, dell'io, di trasmigrare attraverso corpi diversi e di crescere attraverso esperienze diverse, però come se tutte queste vite confluissero come su un cerchio, no? Come i raggi di una stessa ruota, sempre a questa vita, perché qui c'è comunque la radice di tutto. Sono queste due letture, sono possibili insieme? Ma dal mio punto di vista sì, anche perché noi non comprendiamo la natura del tempo, ancora esatto. Dello spazio, ma non del tempo. E adesso la fisica quantistica
in questo senso sta lavorando proprio. Sta lavorando, però secondo me ci vorrà ancora un secolo per riuscire a capire qualcosa di più. Per cui in effetti il momento comunque in cui noi possiamo cambiare è sempre il presente. Noi possiamo usare, conoscere il passato, ma ci è utile questa conoscenza se lo usiamo per trasformare noi stessi qui nel presente. Per quello dicevo, cioè il peduncolo, la radice è comunque qui, noi possiamo attraverso la trasformazione del presente, di noi stessi nel presente, modificare non solo il futuro, ma anche il passato addirittura, è così? In un certo senso sì, un po' come nel film Ritorno al futuro, non so se l'hai visto. Eh sì, come no. Ecco, è un film molto importante proprio per l'alchimia interiore, perché cos'è che fa il protagonista Marty McFly? Vive un presente con grandi potenziali, ma in cui si sente un fallito e il mondo gli ripete: tu sei un fallito, McFly. Torna indietro nel passato, nel 1955, ha la possibilità di cambiare la percezione di se stesso e anche la percezione dei suoi genitori. E quindi una volta che tornerà nel presente dell'85, troverà una vita cambiata, avrà cambiato il suo passato e anche il suo presente e di conseguenza cambierà il suo futuro. Senti, io mi sono scritta qui un po' di frasi di Roberto Assagioli che volevo così, sulle quali volevo riflettere insieme a te. Per esempio, lui diceva: tre cose l'uomo moderno dovrebbe apprendere: l'arte del riposo, sì, l'arte della contemplazione, l'arte del riso e del sorriso. Sulle ultime due siamo tutti abbastanza d'accordo, è chiaro che se, cioè, anche se è un po' difficile forse ridere di questi tempi, però insomma a tutti fa piacere, no? Invece quello che ci concediamo molto poco è il riposo, sono il riposo e la contemplazione, perché invece c'è questa tendenza dell'essere umano a riempire tutti gli spazi perché c'è questo horror vacui, la paura del vuoto, perché se io mi ritrovo nel vuoto sento anche il mio dolore, tutto ciò, cioè, mi specchio in me, ecco, quindi faccio un po' fatica. Lui invece diceva: prendetevelo questo tempo. Tu cosa pensi di questo? Non stiamo correndo troppo? In un certo senso sì. La cosa importante è quella di creare nella nostra vita un movimento ritmico che alterni in maniera armoniosa il riposo e l'attività. L'attività perché altrimenti non riusciamo a concretizzare niente né per noi né per il bene collettivo. E il riposo e la contemplazione, quindi un riposo che è un pieno, non un vuoto, esatto, per ritemprare noi stessi, per allinearci col nostro mondo interiore, col nostro sé superiore, in modo che la nostra attività non derivi da un'ossessività di riuscire a fare, a realizzare a tutti i costi, in una specie di catena di montaggio della realizzazione, ma derivi da un'energia interiore positiva. Ma infatti questo è anche quello che è successo a livello sociale in Oriente e in Occidente. Abbiamo detto che tu cerchi di far dialogare, no, le due culture, no, quella orientale, della tradizione esoterica orientale e quella occidentale. E di fatto in Occidente abbiamo dato preminenza al progresso fatto di attività a tutti i costi, così, mentre siamo andati fino a... Abbiamo addirittura superato, no, il ritmo temporale, tanto che il tempo sembra andare sempre più veloce e non ne abbiamo mai per contro, non ne abbiamo mai per noi, no? E invece dall'altra parte il mondo orientale è rimasto quasi un po' indietro per tanti e tanti secoli, perché era lì a meditare, era lì a... E invece è anche in questo senso, forse adesso con questa grande tecnologia che abbiamo e col fatto che anche la nostra coscienza è superiore, forse questi due mondi e queste due modalità di vivere la vita possono trovare finalmente un punto in comune, no? Certo, certo, Giulietta. Come dicevi tu, questo ritmo. Sì, e anche questo è una conseguenza di questa porta di opportunità che stiamo vivendo adesso, tra il 1975 e il 2025, ma anche oltre, in cui l'umanità si ritrova come un'unica famiglia in cui le persone e le nazioni che hanno fatto un'esperienza di un tipo si possono ricongiungere a quelle che hanno fatto un'esperienza di un altro tipo per riuscire a trovare un'armonia, il giusto mezzo di cui parla anche il Buddha. Altro che. Ecco, un'altra cosa che diceva Assagioli era che
Noi dovremmo considerare la nostra vita come una grande rappresentazione teatrale, però senza mai identificarci col nostro personaggio, cioè capendo che noi siamo sì l'attore, ma che l'attore non sta in realtà vivendo, sta empatizzando con quel personaggio, ma non sta vivendo veramente, cioè dovremmo essere anche osservatori di questa rappresentazione teatrale. E questo è anche modernissimo come modo di vedere, no? Certo. La realtà. Qui si nota anche la grande passione di Assagioli per l'arte e per il teatro, per la letteratura, perché è un'idea che nasce in Pirandello e nasce esatto. anche in tanti altri. Esatto. E in effetti si può applicare alla psicologia, e lui l'ha fatto con la tecnica delle subpersonalità, ovvero, per esempio, i ruoli che noi ricopriamo nella nostra vita. Noi da piccoli siamo figli, bambini, poi adolescenti, poi diciamo diventiamo adulti, responsabili, prendiamo la patente, poi diventiamo genitori a nostra volta, diventiamo lavoratori, diventiamo pensionati, eccetera, eccetera, eccetera. Tutti i vari ruoli della nostra vita con cui purtroppo a volte ci identifichiamo. E allora diciamo, non io faccio l'avvocato, ma io sono un avvocato. Invece, ecco, qui Assagioli trova giustamente il rischio di questi ruoli, perché questi ruoli sono un aspetto al massimo di noi stessi, ma noi non siamo i ruoli, siamo la coscienza in evoluzione, che non nasce e non muore. L'osservatore non solo Infatti. D'altra parte la fisica quantistica dice che la realtà dipende da come la osserviamo, quindi appunto. A proposito sempre di Assagioli e della sua grandezza, perché proprio questo è un genio, è un visionario, no? Lui ha proprio quasi visto e appunto anticipato il futuro. L'altra cosa che mi era piaciuta, che me ne sono appuntate qui, non posso ricordare, è che secondo lui la vita è una scuola di iniziazione. Mm-hmm. È una scuola di iniziazione. Quindi questa cosa della rappresentazione teatrale, ma anche l'idea che noi stiamo andando verso, come dire, un'entrata, un ingresso ai veri noi stessi. Questa è l'iniziazione in fondo. Sì, è vero. E anche questa è un'idea che nasce dal suo maestro, il tibetano, che ha spiegato molto bene nei suoi libri il percorso iniziatico che tutti noi dobbiamo vivere non all'interno di una scuola avulsa dalla realtà, ma proprio all'interno del caos della vita quotidiana. Io nei miei seminari faccio sempre l'esempio dicendo che il nostro vero crogiolo alchemico in cui noi trasformiamo noi stessi è la nostra vita di relazione con le persone intorno a noi. Infatti tu ti occupi molto anche dell'argomento della relazione, giusto? Delle relazioni interpersonali. Sì, anche per un motivo. Gli altri ci fanno da specchio, e per capire se il nostro percorso è veramente efficace, se la nostra crescita, la nostra iniziazione interiore esiste veramente e non ce la stiamo raccontando, è importante anche che osserviamo le relazioni che abbiamo con le persone intorno a noi. Se stanno migliorando, vuol dire che il nostro percorso spirituale sta andando nella direzione giusta. Quindi io mi accorgo che sto lavorando bene su di me se, che ne so, le persone mi trattano meglio, oppure se attraggo a me delle persone più vicine al mio sentire e non conflittuali. È così. Vero, oppure anche se riesco a comprendere i punti di vista di persone che non la pensano come me. Senza ecco, essere poi convinti. Si apre un bellissimo discorso, perché nella fase Covid soprattutto, e ahimè dobbiamo fare i conti con quello che ci è successo, c'è stata invece questa separazione incredibile, no? Pro contro il vaccino, piuttosto che esiste il Covid, non esiste il Covid, è stato costruito, invece no, esiste. Invece di dialogare, le persone hanno cominciato a confliggere, hanno cominciato a farsi la guerra. Io dico, a che scopo, Francesco? Perché hanno reagito così e non hanno approfittato di questa diversità di vedute per dialogare e confrontarsi in modo che da arricchirsi entrambi, no? Perché queste due fazioni? Che è successo? Dal mio punto di vista è successo né più né meno quello che succede in tutti gli ambiti dell'esistenza umana al nostro attuale livello di consapevolezza.
Attualmente viviamo ancora un po' le scorie dell'età dei pesci e dell'idealismo astratto, ovvero il mio modo di pensare è quello giusto e devo cercare di imporlo sugli altri. Invece il viraggio che stiamo faticosamente cercando di fare, e poi non tutti lo fanno nello stesso momento, c'è chi lo fa prima, c'è chi lo fa dopo, ecco, è quello di cominciare a pensare che i punti di vista altrui, differenti dai miei, sono complementari ai miei e loro, gli altri, vedono delle cose che io non vedo e viceversa naturalmente. E se riusciamo a dialogare un po' di più, sia tra religioni diverse, sia tra religiosi e atei, tra psicologi accademici e psicologi esoterici, in tutti gli ambiti, magari riusciamo a trovare un punto di vista, un po' più elevato, che riesca a conciliare tutte e due le visioni. Abbiamo una decina di minuti ancora e volevo parlare dei tuoi libri anche. Vedo che li hai qui e forse li abbiamo anche con la regia, forse eccoli qua. Questa è la via per Shambhala. Vuoi parlare di questi libri? Sono i tuoi tre libri? Sì, sono libri in cui mi sforzo di indicare un percorso evolutivo, individuale e collettivo. La Via per Shambhala, il mio primo libro, racconta un po' le mie esperienze personali, ma per delineare quello che è il percorso evolutivo dell'individuo occidentale oggi come oggi, il nostro percorso di vita da Shambhala è questa città mitica, no? Questa realtà, questa dimensione. Sì, diciamo che Shambhala è stata vista sia come un luogo fisico, sia come uno stato di coscienza. Io preferisco individuarla come uno stato di coscienza, lo stato di coscienza in cui dimorano i veri maestri. Ecco. Noi non ci siamo ancora, è una strada in via di... A Saggioli sì, c'è. Magari a Saggioli c'è. Forse sì. Magari a Saggioli forse sì. Poi gli altri... L'Alba dell'Acquario. Ecco, l'Alba dell'Acquario per l'appunto ne parlavamo. Parla proprio di questo momento storico in cui l'umanità non è nella piena era dell'acquario, che dura comunque 2200 anni circa. Ecco appunto. Ecco. Siamo all'inizio dell'era dell'acquario. È solo l'alba, come dici appunto, tu. Appunto. E quindi durante l'alba noi vediamo solo alcuni piccoli segnali di luce che però cresceranno nel tempo. Questo libro si sforza di indicare quei percorsi di luce che si stanno aprendo davanti a noi collettivamente. I famosi portali. Ecco. Sì. E poi l'ultimo libro? Le melodie dell'anima vogliono proprio fondare una nuova psicologia di sintesi. Ovvio che il nome richiama la psicosintesi di Assagioli. Sì. Ci sono analogie e differenze. La differenza qual è? La nuova psicologia di sintesi è una vera e propria psicologia esoterica, quindi dichiara proprio in partenza che non è scientifica. Ecco, okay, quindi almeno non ci sono equivoci, visto che c'è, se no, una levata di scudi, no? Assolutamente, non è scientifica e quindi com'è che facciamo a stabilire se è utile per noi? Innanzitutto da un accordo, un allineamento che sentiamo tra il nostro sé interiore e quello che leggiamo nel libro e contemporaneamente se utilizzando alcune tecniche e metodi che sono descritti nel libro troviamo un miglioramento nella nostra vita di relazione, quindi nella pratica quotidiana. Ecco, perché poi è molto importante quello che diventa esperienza, no? Perché se no ci prendono per teorici e poi dice sì, però nell'applicazione si vedono le cose, no? Si devono sempre riscontrare. E quindi tu fai seminari su questi argomenti. Certo, per esempio su anche la psicologia legata ai segni zodiacali, che ci indicano i nostri potenziali di nascita e i potenziali che possiamo evolvere durante la nostra vita. Oppure dei seminari che riguardano i vari centri di coscienza dell'essere umano, quello fisico, emotivo e mentale, e l'approccio alla meditazione come scienza del contatto con il nostro sé superiore. E quanto di Assagioli tu metti appunto? Qual è la parte che hai fatto tua di più? Dell'insegnamento del tuo maestro, di questo tuo maestro? Diciamo la capacità, direi, proprio di integrare e sintetizzare
cose che vengono da ambiti differenti. Assagioli usava all'interno della psicosintesi come strumenti proprio terapeutici di trasformazione di noi stessi, la musica, la letteratura, eccetera. Lo faccio anch'io, aggiungendo anche il cinema, quindi nuove arti che sono venute a sviluppare. E quindi, per esempio, utilizzo i percorsi simbolici contenuti in film come Matrix, Kung Fu Panda o Ritorno al Futuro che ho citato prima, che sono per strutturare delle iniziazioni quei film. Sì. Penso a Blade Runner anche. C'è stato anche Arrival, che è un film bellissimo, è più recente. Sì, sono proprio, bisognerebbe proprio andare a quei cineforum, fare un cineforum solo di film evolutivi, perché a volte anticipano il futuro con tantissimi anni, no? Vedono il futuro prima. Certo. Oppure forse ci avvertono. Anche. Ci sono tutti e due gli aspetti, probabilmente. Ma l'arte ha sempre avuto questa capacità, no, di anticipare ciò che poi arriverà, di fiutare prima i fenomeni anche. E poi l'artista è una persona che è comunque connessa col suo sé superiore e quindi prende dagli archetipi del superconscio quelle novità, quei semi di futuro che può portare in forma artistica, simbolica, allegorica, attraverso un film, un dipinto o una musica. Adesso, Francesco, per concludere, su che cosa stai lavorando? C'è qualcosa di nuovo, qualche ricerca nuova a cui ti stai dedicando? Adesso sto cercando di dissolvere qualcosa del mio individualismo per cercare di lavorare in gruppo, perché, come dicevo prima, è la chiave di volta della civiltà dell'acquario, il lavoro di gruppo. E infatti sto anche collaborando con altri formatori all'interno dell'Accademia Olistica del Sé per creare dei percorsi in vari weekend, 9 in un anno, nel master evolutivo. È fatto però non da un singolo formatore, ma da 8 diversi formatori che vanno a lavorare sui diversi centri di coscienza della persona, quindi a livello bioenergetico, a livello di pranic healing, a livello di meditazione, a livello di alchimia interiore, proprio per lavorare su diversi piani, per portare la trasformazione della persona più in profondità. E le persone rispondono, perché è un percorso impegnativo questo, insomma, potrebbe essere è un percorso impegnativo. Anche duro forse, no? Sì, ma duro no, diciamo che lo rendiamo anche piuttosto leggero e giocoso. Perché usate queste, dicevi, l'arte... L'arte terapia, anche il gioco, la teatroterapia da parte di una psicologa psicoterapeuta. Sì, perché sennò, voglio dire, cioè, 9 infatti, step. Infatti. Così però importante. È un discorso, diciamo, impegnativo per chi vuole impegnarsi più in profondità per trasformare se stesso e anche per sviluppare maggiormente i suoi pieni potenziali. Sì, quindi alla fine conviene, insomma. Diciamo che ognuno sceglie il livello a cui decide di impegnarsi in un certo momento della vita. Può farlo leggendo un libro, facendo un seminario di un giorno o qualcosa di un po' più impegnativo. Chi è che viene da te? Chi si rivolge a te particolarmente? Perché scelgono te? Come ho fatto a te la domanda, perché hai scelto Assagioli per la tua tesi e come tuo maestro? Perché vengono da te e non vanno da altri? Oggi sono tanti, no? Le vie possibili. Ma dico sempre, bisognerebbe chiederlo a loro. No, vabbè, ma questo è facile come risposta, ne chiedo una più compromettente. Una più compromettente può essere che io non mi occupo di risoluzione dei sintomi e quindi di terapia, io mi occupo dello sviluppo del loro pieno potenziale. Quindi vengono da me le persone che sentono di avere delle qualità, delle capacità, delle competenze ancora nascoste che vogliono sviluppare a livello di relazioni umane, a livello professionale o a livello anche di creatività, e sentono che quello che propongo li può aiutare a svilupparsi in maniera più completa. Quindi non quelli che hanno un problema da risolvere, ma quelli che vogliono, cioè, fare un lavoro di sviluppo di se stessi. Sì. È così. Poi è ovvio che però i problemi si risolvono in corsa, giusto? Sì, a volte questo desiderio di cambiamento nasce da una sofferenza interiore. In me è nata per questo motivo, per una sofferenza interiore, il mio desiderio di cambiamento. Però dopo ho capito che la sofferenza non si risolve semplicemente
mettendo in terapia i sintomi, ma sviluppando il proprio potenziale. Cioè partiamo da quello che funziona e non da quello che non funziona, semplicemente partiamo dalla risoluzione e andiamo a vedere. E non dal problema. Non dal problema. E a volte è un discorso di cambiamento di focus. Esatto. Beh, allora, tanti complimenti e grazie molte per essere stato con noi, grazie per averci raccontato il tuo assaggioli e speriamo veramente che ci sia una riscoperta. Ti propongo di scriverlo tu magari un libro su assaggioli per rinverdire un po' questo messaggio, potrebbe essere una bella idea. C'è chi l'ha fatto prima di me, sì? Petra Guggisberg Nocelli, difficile da pronunciare. È italiana? Come? Non è italiana. È svizzera. Svizzera. Svizzera ha scritto due libri splendidi su assaggioli. Recentemente. In particolare uno si chiama La via della psicosintesi e secondo me meglio di lei penso che nessuno potrebbe farlo. È già stato fatto e questo fa parte del tuo nuovo essere nel noi, no? Sì. Cioè se è già stato fatto giustamente non lo faccio anch'io, io faccio un'altra cosa. Ti ringrazio, grazie mille per essere stato con noi e grazie. Buona vita. Ciao, a presto. Ciao. A tutti, ciao, arrivederci.